L'informazione in 60 secondi, la Protezione Civile della Campania ha emanato la proroga dell'allerta meteo per piogge temporali, ponendo il nuovo termine alle 6 di venerdì 20 settembre. L'avviso è valido su tutto il territorio regionale. Dovrà restare in carcere il 53enne foriano accusato di aver violentato per anni la figlia e arrestato all'alba del 9 settembre scorso. Il GIP Campoli ha rigettato infatti la richiesta della difesa di sostituzione della misura cautelare del carcere con gli arresti domiciliari. Questo in attesa che venga celebrato il processo che lo vede indagato, l'uomo resterà nel carcere di Poggioreale. Operazione anti-bici elettriche irregolari sull'isola di Capri da parte dei carabinieri, controllate 44 bici, 27 risultati regolari, solo 17 a norma. Nel bilancio finale le contravvenzioni sono state più di 100.000 euro il conto delle sanzioni. Domani la chiesa celebra San Gennaro, la città di Napoli attende il ripetersi del miracolo del sangue, Tele Ischia quest'anno trasmetterà in diretta la Santa Messa dal Duomo di Napoli e la verifica dell'avvenuto miracolo dello scioglimento del sangue al termine della celebrazione eucaristica. È tutto, ci rivediamo alla prossima.